guardate un po', questa, che ci crediate o no, ne soffre una percentuale elevatissima degli abitanti del Nord America, in particolare del Canada. Sapete che cos'è l'anatidiofobia? Io lo so che non ci credete, ma vi dovete fidare di me, perché sono 30 anni che mi venite a vedere a te. Fermi. L'anatidiofobia è il terrore che da qualche parte, in un punto imprecisato, un'anatra ti stia fissando a te. Ripeto, se tu dai $300 in nero a uno psichiatra per farti guarire dal fatto che tu hai il terrore che da qualche parte, in un punto imprecisato, un'anatra stia fissando te, non stai bene, perché se... Cioè, partiamo, ma secondo, ma l'anatra de su non c'ha un cazzo da fa tutto il giorno che sta, fa così a guarda te. Un'anatra c'ha i suoi problemi, l'anatra c'ha i piedi a papera, è grassa, c'ha il culo per terra, a bocca storta, sembra la Marini che si è persa all'Ikea. Cioè l'anatra c'ha i suoi problemi, non è che sta là che te guarda te. Ma questo è l'inizio di quello a cui potreste non credere. La prossima fobia: arachibutirofobia. Arachibutirofobia, ci potreste arrivare. Signori, c'è un sacco di americani, questa è roba degli americani che non stanno bene di salute, perché se drogano come tutti gli altri, non capirò mai, però questi bombardano o vanno dallo psichiatra, altre via di mezzo non ce l'hanno. Come sta uno che va dallo psichiatra e c'ha paura che gli si attacca il burro d'arachide sotto al palato? Ma se tu c'hai il burro d'arachide sotto al palato, altro è psicologo, ma che cazzo gli racconti? Te do un consiglio io gratis, o nuto o magno, o mastichi di latte, vaffanculo, risparmi un sacco di soldi. La gente è avvinta sulle proprie assurde convinzioni. Prego, andiamo avanti. Atomosofobia. Pensate che c'è gente che dice: ma secondo me, se mi scoppia una bomba atomica sotto casa, io me cacco sotto. No, gentile amico. Per le leggi della fisica, se te scoppia una bomba atomica sotto casa, tu te cachi sopra. Non te puoi cacca sotto. Te cachi prima sotto, poi sopra. Allora fammi capire. Adesso c'hai paura della bomba atomica? La bomba atomica è il tuo problema? E quella cazzo di papera che fine ha fatto adesso? È il burro d'arachidi che fai? Ci disinneschi la bomba, coglione? Aulofobia. In un periodo di problemi giudiziari voi avete pensato male. L'aulofobia altro non è che... Ma poi del flauto traverso o di quello di Banderas? Perché Dio esiste e lo dimostra il fatto che Banderas non è che è diventato vecchio. Ha avuto un incidente. Voi ricordate quanto era figo? Vi piaceva. Signore, vi piaceva. Come passi tu, Antonio Banderas, da Legami di Almodovar a Cagami l'uovo con sta cazzo di gallina che si chiama come la Fiat Celentano? Come fai, come un esodato, in mezzo alle cocce, in mezzo alla merda, a fare le tre carte caffetta biscottata con la gallina e vincere sempre la gallina? Ma in che condizioni ti sei ridotto della tua vita, attore di... Ce n'è solo uno che sta peggio di lui. Kevin Costner, che ti è successo, Kevin? Che fa la pubblicità del tullio e se lo mangia direttamente dalla scatola come un esodato su una terrazza abusiva da Amalfi a rischio crollo immediato, circondato da donne la più giovane delle quali c'ha 100 anni, e vai col grissino. Dove cazzo vai col grissino, che quello di prima c'ha il biscottone inzupposo e il flauto? Hai già perso sessualmente in partenza, ma fondamentalmente tu te stai a mangiare il tonno dalla scatola, è una cosa che, oltre ad essere pericolosissimo, fa tristezza. Kevin, a più giovane c'ha 100 anni. Kevin, che è successo alla tua carriera, Kevin Costner? Come sei passato da balla coi lupi a magna che vecchie? Che cosa ti è successo? Non te li danno più i soldi di Hollywood? Andiamo avanti. Ricordatevi che è greco, non è napoletano. Cacofobia. Scusatemi, ok. Paura della bruttezza. Kalos è bello, kakos è brutto. Quando tu vedi uno e dici: a me ti fa cacà, non sei volgare, è greco.